Praticamente inizia oggi il tempo ordinario, ma lo straordinario che abbiamo vissuto in questo tempo di avvento di Natale, Dio che si fa carne nella nostra vita, irrompe oggi. Oggi si incarna. Dio si è fatto carne per camminare accanto ai pescatori sulla riva del mare di Galilea. Oggi cambia la nostra vita. Oggi accade qualcosa di meraviglioso. Gesù ti guarda, Gesù mi guarda, Gesù ci guarda, ci vede. E come ci vede? Dove siamo? Facendo le nostre cose di tutti i giorni, facendo le cose che tu fai tutti i giorni. Vai a pesca, torni, aggiusti le tue reti, e avete capito che ci sono i buchetti o i bugoni, cerchi di ricucire con tua moglie, ricucire con tuo marito, con i tuoi figli, con il collega di lavoro, ricucire. Questa è la nostra vita, buttare reti e ricucire. E in mezzo qualche pesciolino. E anche se fosse pesca grossa, alla fin fine ci troviamo sempre lì. Seduti a rassettare le parole del Signore nell'orecchio di un ebreo significavano qualcosa di molto profondo. Forse a noi la speranza, il regno dei cieli è vicino, che bello, il regno dei cieli, il regno dell'amore, il regno di non so che. Il regno di Dio per un ebreo era tutto, era ciò che attendevano istante dopo istante, era il compimento di tutto, di ogni profezia. E questo è il giorno, il tempo in cui tu ristabilirai il regno di Israele, cioè ancora il giorno dell'ascensione, i discepoli avrebbero fatto questa domanda. Era qualcosa di impressionante, era quello che attendevano. Allora, se passa uno e dice il regno di Dio è vicino, cioè tutto quello che io sto aspettando, questa ora che io sto vivendo, attenzione, questa ora che io sto vivendo, questo che è il mio lavoro, che sono le mie fatiche, che sono i miei fallimenti, che sono anche questo mio tentare di ricucire, attento, anche questo mio tentare, fallendo per lo più, di ricucire i rapporti. Ogni mio sforzo, ogni mia uscita in barca, ogni mia mattina, tutto questo che sto vivendo oggi, compresi i peccati che ci stanno dentro, in questa mia giornata, bene, questo tempo è un kairos, cioè un tempo favorevole. Cioè Cronos, il tempo biologico, il tempo cronologico, la successione del tempo, diventa oggi un kairos, e oggi un tempo favorevole, un tempo straordinario, un tempo unico, irripetibile, nel quale il regno di Dio fa presente, cioè nel quale tutto quello che il mio cuore sta aspettando, tutto quello per cui io mi sono sposato, per cui esco al lavoro, tutto quello che nel fondo di me desidera, in attesa, è vicino. La parola di oggi è importantissima, perché è una parola che ti parla della libertà. Un ebreo si sarebbe aspettato un messia che con la forza e l'autorità si imponesse. Infatti dice, ma può venire qualcosa di buono da Nazareth? Per favore, da Nazareth, chi si potrebbe imporre da Nazareth? Adesso deve venire da Gerusalemme, da una famiglia di sacerdoti, scrive i farisei, deve essere uno colto, deve essere uno che ha studiato, uno che noi conosciamo, deve entrare in un certo schema religioso. Quando il divino si impone con violenza, è falso. Non c'è lì Dio, è una caricatura dell'uomo, perché l'uomo vuole questo. Anzi, dico di più, è una caricatura di Dio disegnata dal demonio. Molte volte abbiamo questo sentimento religioso. Tu sarai come Dio, come un Dio che si impone. Vi ricordate? Elia come ha incontrato Dio? Nel mormorio di un vento leggero, nella voce del silenzio, alla capolinea della libertà, alla capolinea del cammino del deserto, esattamente dove oggi tu ed io siamo, come erano questi quattro discepoli, nella loro libertà. Non a caso i primi quattro discepoli erano pescatori, perché i pescatori hanno un contatto costante con l'imprevisto, cioè con ciò che sfugge alla programmazione. Io non posso programmare, posso cucire la rete, posso metterla nel modo migliore, posso essere molto molto esperto, ma come risulta poi da altri Vangeli, dice abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Questo è immagine di chi accoglie e può accogliere l'annuncio del Vangelo, del discepolo. Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Chi fa i conti ogni giorno con la precarietà, cioè con la libertà che sta iscritta nella natura. La natura è libera, il pesce può dire io di qua non ci passo. Perché fa freddo, perché c'è una corrente, qualsiasi cosa, io qui non passo, ho già mangiato. Non è detto che tutti i giorni devono passare in quel modo. Sì, tutti i giorni passano di là, e quel giorno che tu butti la rete, e che hai bisogno di prendere il pesce perché devi comprare una medicina, perché non so che cosa devi fare, il branco non passa. Oppure ha pescato un altro pescatore, cioè c'è una libertà con la quale devono fare i conti tutti i giorni i pescatori. Per questo deve aver risuonato in sé la parola con cui il Messia si è fatto presente, non con una spada, non con una mitragliatrice, non con eventi prodigiosi, con qualcosa che ti dovevano imporre per forza, per cui tu di fronte a quello devi piegare le tue ginocchia e dire mamma mia. I magi hanno piegato le loro ginocchia davanti a un bambino, cioè quello che garantisce più di tutto la libertà, tant'è vero che oggi uccidono i bambini, la persona più indifesa.
Il Messia inaugura il Kairos in una forma sorprendente, in una forma completamente opposta a quella che un ebreo avrebbe pensato. Ebbene, tra gli ebrei i più sensibili erano proprio i pescatori, quelli che, un pochino come immagino, devono seguire la stella, poi la stella va, non si vede, la precarietà, la libertà della natura, che segue alcune regole che però noi sfuggono, perché non sono sempre identiche. C'è una libertà nella natura che è la firma di Dio, ma non solo nella natura, molto di più nell'uomo. Per cui la libertà con la quale loro facevano i conti era la propria libertà. Loro erano abituati, erano come allenati alla libertà. Quelle parole del Signore erano le parole adatte, perfette, per chi sapeva fare i conti con la libertà, per chi era consapevole della libertà che governa l'universo, della libertà che governa la propria vita. Sapevano perfettamente che erano creature create libere. Per questo Gesù dice: convertitevi e credete. No, o prendere o morire. Convertirti, puoi continuare a camminare per la tua via o convertire, puoi continuare a guardare te stesso, puoi continuare liberamente a fare gli affari tuoi, oppure Gesù ti impone: credi, appoggiati a questo che sto dicendo, oppure no. Allora quello che, attenzione, quello che più di ogni altra cosa ha mosso questi quattro apostoli a lasciare tutto e rispondere a quella chiamata impressionante è stato proprio perché le parole di Gesù, il non imporsi di Gesù, l'amore impressionante che aveva e che si manifestava proprio nella convertiti, se vuoi, implicito, credi, se vuoi, ti invito, ti offro, bussa alla tua porta, io mendico il tuo appoggiarti, io busso alla tua porta. Non è l'uomo che bussa a Dio, è sconvolto e travolto tutto lo schema religioso, non è l'uomo che si fa verso il cielo, non è l'uomo che va verso il regno, non è l'uomo che bussa, sì sì, anche quello è un aspetto evidentemente, ma il secondo, non è il primo. Tutto quello che noi facciamo è bussare, certamente, è la nostra libertà che si dimena, ma quel giorno su quella battigia era arrivata la rete di Dio che aveva estesa dal cielo alla terra infinitamente, una rete estesa all'infinito per non lasciare nessuno, per prendere tutti nella loro libertà. Questo ha risuonato nel cuore di questi quattro discepoli, la libertà. C'è uno che mi rispetta, c'è uno che mi ama rispettando la mia libertà, l'unico, uno solo, Cristo, non ce ne sono altri. Né padre, né madre, nessuno. Né moglie, né marito, né fidanzato, nessuno. Uno, Cristo, rispetta la mia libertà. Cristo era sceso lì e si era offerto. Quella umiltà di Dio, quel Messia che sconvolgeva tutti i piani religiosi, tutti gli schemi religiosi, era ciò che loro aspettavano. Quello che aspetta ogni uomo, veramente. Uno che ti ama così come sei, lasciandoti libero, anche di uccidere Dio. Questo ha provocato il terremoto vero nel cuore di questi quattro discepoli. Allora si capisce la parola del Signore: vi farò pescatori di uomini, come io vi ho pescato così pescherete anche voi. Ora che state facendo l'esperienza di che cosa significa pescare, voi che sapete cosa significa pescare, cioè essere pazienti, sapete che si può fallire, sapete che si può incorrere mille volte in fallimenti con i figli. Come fai a pescare tuo figlio se tu hai sperimentato come ti ha pescato il Signore, con amore, pazienza, facendo salva la tua libertà? Allora tu pescherai tuo figlio, lo porterai a Cristo, soltanto allargando le tue reti, cioè le tue parole, i tuoi atteggiamenti, i tuoi sguardi, i tuoi silenzi, le tue strillate all'infinito, in una creatività che solo Dio può darti, come ha fatto Lui con te, come Lui fa con te ogni giorno, come Lui fa con me ogni giorno, come fa con me prete ogni giorno. Per questo posso pescare se sono pescato nella libertà, anche di sfuggire alla mia rete e di essere mangiato da un pesce più grande. Così fa Dio con me e con te. Posso dannarmi, puoi dannarti. Ti pensi di essere un pescatore più capace di Dio? Infatti quelli che pensano così non pescano nulla, hanno un altro schema, prendono una scimitarra e tagliano la testa e obbligano gli altri a credere, a sottomettersi. Non è così. Il pescatore di uomini è uno che è stato pescato da Dio nella misericordia. Così accadrà a tuo marito, così accadrà a tua moglie, così accadrà a tuo figlio, a tua figlia. Ma come Dio ti ha pescato, tu puoi pescare nella misericordia infinita di un amore che è sempre lì, presente, dove tu puoi appoggiarti. Segui me, vieni con me, metti i tuoi piedi dietro le mie orme, perché quelle sono orme di vita, quelle, non quelle che hai fatto fino adesso, sono lì, guarda, cammino sull'acqua, guarda, ti amo, proprio perché sono sceso fin dove sei tu, per deporre accanto a te la mia vita, il mio amore, la mia misericordia, la vittoria sul peccato, proprio per questo, credimi, appoggiati, credi, cioè cammina dietro a me, e vedrai meraviglie, e insieme pescheremo questa generazione.